Salve a tutti gli amici di Electroportal. Niente, in primis volevo salutare e ringraziare tantissimo Stefano del forum che mi ha aiutato al 200% nella realizzazione di questo PWM con sensore di pedalata assistita. In realtà il progetto iniziale è stato soltanto quello di costruire l'acceleratore digitale. Poi in effetti la bicicletta è sequestrabile dalle forze dell'ordine, quindi di conseguenza la mia preoccupazione è stata quella di chiedere gentilmente a Stefano se potesse aggiungere un circuito che simulasse il sensore di pedalata assistita e che in pratica fermasse il motore se il pedale o il sensore non venisse sollecitato, non venga sollecitato entro i 10 secondi. Da quando è stato azionato l'ultima volta. Allora, qui abbiamo amperometro, voltmetro e voltmetro di un alimentatore autocostruito. La cosa, secondo me, bellissima di questo PWM, di cui non conoscevo l'esistenza in precedenza, essendo sempre un profano in materia, sono un hobbista, è che questo alimentatore che ho costruito con le mie mani, quindi con contenitori per alimenti e così via, eroga circa 1 A. Se avessi collegato questo direttamente a questo motore, che è un motore da 380 watt, che non sarà quello della bicicletta, ma è sovradimensionato a quello che solitamente sarà sulla bicicletta, sarebbe andato direttamente in corto, come ho provato tante volte, in quanto il motore assorbe di picco circa 15,5 A, come da etichetta. Invece con questo PWM addirittura riesco a pilotarlo con mezzo volt, gira con mezzo volt, eppure portandolo a 24 volt, che è la sua tensione massima, ho un assorbimento veramente irrisorio, intorno ai 700 mAh, senza carico ovviamente. La storia diventerebbe sicuramente diversa col mio peso, il peso della bicicletta, il vento, l'attrito dei copertoni ed eventualmente anche la salita. Ma dai test effettuati in precedenza ho testato che non andrò su un consumo, diciamo, di continuo e stabile, di norma non superiore ai 5-6 ampere. Quindi ce la dovrei fare tranquillamente con due batterie per antifurto, quelle a secco al piombo da 7 ampere messe in serie. Passiamo adesso a vedere se tutto quanto funziona. Anche per l'orgoglio di Stefano, che non vedeva l'ora di sapere se io fossi saltato in aria o meno. Accendiamo il tutto. Ci sono circa 20 volt adesso. Gli strumenti segnano 0 e il PWM non dovrebbe partire. In effetti non parte semplicemente perché il sensore non è stato ancora sollecitato. Simulando il pedale, quindi la pedalata assistita, facendo passare dal sensore, adesso dovrei avere già il circuito pronto. Infatti, guardate, sto pilotando con mezzo volt praticamente. Adesso si è appena fermato perché sono passati 10 secondi, è stato tarato per 10 secondi, cioè il tempo che ci mette il pedale per fare una rotazione più o meno lenta. Facendola ripartire di nuovo, risimulando la pedalata assistita, il motore gira. Il motore accelera. Lo sto portando alla velocità massima, si è rifermato, lo porteremo di picco. C'è stato un picco di circa 2 A e 2. E nominali, senza attrito ovviamente, senza carico, abbiamo circa 700 mAh di consumo. Direi ottimo. Quindi mi sembra che il tutto funzioni tranquillamente. Decelerazione, accelerazione. Qualcuno si chiederà come mai sono passati 10 secondi e non si è spento, semplicemente perché la calamita è molto molto vicino al sensore. Quindi teoricamente adesso fra 10 secondi si dovrebbe spegnere. Spero. E infatti il motore si è spento. Direi che il progetto è riuscito alla grande. Fra l'altro, con mia grande sorpresa, ci sono riuscito al primo colpo. Pensavo di bruciare qualcosa subito, ma viste le indicazioni precisissime di Stefano, il grande aiuto che ha dato, devo veramente dare merito a lui e a tutti coloro che mi hanno aiutato anche per costruire il caricabatterie, per poter ricaricare le batterie, Davide in questo caso, e tutto Electroportal, cioè sono veramente soddisfattissimo perché sono riusciti a portare un profano come me, che sono un ragioniere in pratica, a
a costruire, seppur per hobby, un qualcosa non solo di estremamente ai miei occhi complicato, ma anche a norma di legge, direi. Quindi grazie a tutti.